Mi presento, sono Berna Pamela, sono consulente per Adecco, mi occupo di ricerca e selezioni di profili specializzati in tutta la zona del Lazio Sud, quindi supporto le filiali del territorio nella ricerca appunto di queste professioni. Quello, il motivo che ci porta oggi a condividere con voi insomma la nostra esperienza, il nostro in qualche modo ruolo nel cercare di matchare offerta e domanda di lavoro, è un argomento che è molto importante tra i giovani, soprattutto a chi si approccia per la prima volta al mercato del lavoro, che è la digital reputation. La digital reputation non è altro che l'immagine che noi abbiamo attraverso i social, quindi bisogna essere molto attenti nel veicolare le informazioni che vogliamo che arrivino sul mercato. Purtroppo, soprattutto nei giovani, giovanissimi, quello che succede è che non si ha la consapevolezza di quanto le informazioni che viaggiano e circolano attraverso internet possano in qualche modo avere degli effetti positivi e negativi nella ricerca di lavoro, perché vi dico che 7 recruiter su 10 utilizzano i social per conoscere i candidati, quindi diciamo per entrare in contatto con quelli che poi saranno candidati all'interno diciamo, di posizioni che l'azienda ha aperto. E nel veicolare queste informazioni ovviamente ci sono dei suggerimenti che cerchiamo di darvi per evitare di fare errori. Esistono diversi modi per entrare, diciamo, in contatto con le aziende, diversi appunto canali di reclutamento. Vi posso fare degli esempi banali: LinkedIn, Twitter, piuttosto che Facebook. Quindi un'azienda nel momento in cui diciamo, si muove sul mercato per conoscere le professionalità, la prima cosa che fa è andare a vedere la persona che ha davanti. Quindi il nostro consiglio oggi è quello di creare il vostro biglietto da visita, perché quello sarà poi il canale di presentazione con le aziende per le quali vi proporrete quelle posizioni di lavoro. Banalmente, attenti anche proprio a come vi presentate, quindi cercare di avere delle foto che siano comunque professionali, di controllare la privacy, quindi cercate di decidete voi con chi condividere le informazioni che poi arriveranno al vostro interlocutore, ma dalla vostra vita privata a quello di cui vi occupate. Vedrete adesso nelle slide che vi faremo comunque vedere che ci sono proprio degli errori che le persone possono fare. Ad esempio, si va ad un colloquio banalmente e si incontra un HR che è, non so, faccio un esempio di una squadra romanista, e tu hai appena pubblicato sul tuo profilo social che la Roma è una delle ultime delle squadre. Insomma, capite bene che ci sono degli elementi che l'azienda può valutare e che possono andare a vostro svantaggio. Vi lascio ad alcune presentazioni che sono molto veloci, molto carine, poi siamo aperti comunque a domande se avete bisogno. Su internet non si cancellano, quindi nel momento in cui una persona
può andare banalmente con Google, mettendo il vostro nome e cognome, andare a ritrovare la vostra, comunque, il vostro percorso di vita e professionale. Ci sono, vi dico, anche delle società che ripuliscono, no, tra virgolette, la propria reputazione, ma hanno dei costi ovviamente importanti. C'è chi lo fa perché ci sono anche dei personaggi di spicco che decidono di farsi ripulire la reputazione digitale. Certo è che una persona che utilizza i social network in maniera poco responsabile, ovviamente queste sono delle conseguenze che possono, diciamo, in qualche modo penalizzarvi nella ricerca del mercato del lavoro. Noi rappresentiamo, io appunto rappresento Adecco nella parte di recruiter, sono recruiter per Adecco. Rosaria Taraschi è il direttore di filiale della filiale di Cassino. E ovviamente oggi, diciamo, quello che vi vogliamo trasferire è che Adecco ha un progetto importante, quello di portare i candidati, quindi tutte le persone che sono alla ricerca di lavoro, di quale strada percorrere insieme. Quindi avete a disposizione ovviamente le filiali che sono sul territorio, quindi potete contattarci in qualunque momento, anche per strutturare insieme, non so, il vostro percorso professionale. Il nostro interesse è quello di, ecco, seguirvi nella ricerca del lavoro, insomma, che vi attendete di ricercare. Se avete già domande o se posso andare avanti, ditemi. Vi faccio vedere un altro video, che è l'utilizzo di Facebook, che se pensiamo che l'azienda non vada su Facebook, no, per trovare un candidato, in realtà ci va nel momento in cui ha bisogno di andare ad indagare quelle che sono le soft skill. Quindi la professione si emerge, insomma, dal curriculum, le caratteristiche personali spesso non si vincono, o meglio, uno si cerca di raccontarsi nel momento in cui scrive un curriculum nella maniera più anche carina, no, all'esterno, mentre attraverso Facebook l'azienda può andare a vedere proprio le vostre attitudini, i vostri interessi, il vostro percorso anche di vita. Quindi è sicuramente un canale che le aziende utilizzano per conoscervi meglio. Cercare la... personalità, perché comunque sappiamo generalmente il mondo di internet e il mondo della vita
liberalizzazione anche della comunicazione, quindi avere questo tipo di restrizioni sembra quasi un controsenso. Ovviamente il nostro è un consiglio, quindi sicuramente un social network non è il canale adatto, a meno che uno non fa parte di un'associazione che porta avanti degli ideali, comunque delle idee particolari, dove uno responsabilmente decide anche di pubblicare quello che si sente di pubblicare. L'importante, ragazzi, è avere la consapevolezza che le azioni che facciamo hanno una conseguenza. Quindi ciò non significa che attraverso i social network uno deve mostrare di essere un'altra persona, perché insomma non arriveremo a dirvi questo. L'importante è che sappiate che le vostre azioni, tutto quello che comunicate, ha una conseguenza, diciamo, anche a livello in maniera esponenziale, capite bene, accessibile a tutti. Quindi queste indicazioni vi permettono proprio di avere delle accortezze, di continuare ad avere la libertà comunque di esprimersi attraverso un canale che per eccellenza è il canale della libertà di comunicazione, ma che non vi danneggi nel momento in cui appunto vi serve avere un'immagine un po' più filtrata. Le aziende sono interessate ad avere solo alcuni tipi di informazioni. Infatti il suggerimento era quello proprio di, anche visivamente, di mettere un'immagine, una foto che sia il più professionale possibile. È preferibile ovviamente una foto in primo piano, e nella parte iniziale, quindi nella pagina iniziale di Facebook, andare a mettere quelle che sono le caratteristiche della vostra professionalità in maniera sintetica ma chiara. Quindi anche solo a livello di descrizione dell'attività, del vostro percorso scolastico, dell'ateneo che avete frequentato con il punteggio, insomma, anche della tesi di laurea, sono tutti elementi che un'azienda reputa comunque utili e interessanti. Oltre a Facebook, ovviamente, ne conosciamo altri, ad esempio LinkedIn, che è uno dei canali di eccellenza. Caso di posizione aperta.
vostri contatti, perché comunque avete la possibilità di seguire anche i gruppi sulla base della vostra professionalità. Immagino un ingegnere meccanico andrà a seguire il gruppo di ingegneria, no? Attraverso questo, tramite questi gruppi vengono anche condivise delle conversazioni, degli argomenti che possono essere di interesse a costruirvi anche in una fase di, diciamo, appena si è usciti dal percorso universitario, di capire come si muove il mercato in quel settore. Ovviamente trovate qui una serie di contatti dove avete la possibilità anche di farvi presentare, quindi nel momento in cui non avete la conoscenza diretta, non so, delle HR di quell'azienda, diciamo, dove vorrete, vorreste far arrivare la vostra candidatura, avete la possibilità, attraverso appunto il contatto, il collegamento, di essere visibili con il gruppo. Quindi è un suggerimento che vi do, anche proprio cercare, come vi suggeriva la slide, di manifestare in quel caso i vostri interessi. Quindi anche solo avere l'immagine di voi, un ingegnere meccanico appassionato di automotive, è comunque carino che oltre alla sua quota alle spalle, insomma, avere, non lo so, la causa automobilistica, il gruppo automobilistico di riferimento che uno, diciamo, ha interesse a seguire, ad approfondire, perché non vi rendete conto, ma c'è un ritorno di immagine molto 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 forte. Poi abbiamo uno degli ultimi strumenti, che tempo siamo? Siamo fuori con il tempo, no, no, ci siamo ancora. Diteci, l'ultima slide è Twitter. Twitter è un sistema velocissimo che amplifica i contatti in maniera esponenziale, perché nel momento in cui ci si twitta, il gruppo che vi ritwitta, passatemi il termine tecnico, ovviamente arrivate, anche se volete mandare un messaggio, ad un numero di contatti esponenziali. Twitter è uno spazio di comunicazione pubblico, una piazza virtuale in cui sembra davvero difficile far sentire la propria voce, specialmente da chi potrebbe essere il tuo futuro datore di lavoro. Prima di tutto, costruisci un account con cui farti notare da recruiter e da potenziali datori di lavoro. Puoi sfruttare l'avvio per inserire anche informazioni specifiche sul lavoro desiderato e formazione. Non dimenticare di linkare il tuo sito o il tuo blog, il portfolio online o il tuo profilo LinkedIn. Sii sintetico, hai solo 140 caratteri a disposizione. Scegli con attenzione il tuo nome utente, può anche essere uno pseudonimo se dai indicazioni sulla tua attività e sulle tue competenze. Usa una fotografia in cui sei il primo piano. Individua le persone che potrebbero essere rilevanti per il tuo futuro professionale e diventa un loro follower. In questo modo creerai la rete di contatti che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Sempre più spesso le segnalazioni sulle posizioni aperte e le offerte di lavoro vengono twittate persino prima di essere pubblicate sul sito ufficiale. Per individuare i tweet che parlino di lavoro e annunci interessanti, inserisci nel motore di ricerca hashtag mirati e parole chiave che descrivano la posizione cercata. Prepara il tuo twist, ovvero un tweet che contiene il tuo curriculum in 140 caratteri, indicando il tuo percorso formativo, il lavoro che cerchi e dove, senza dimenticare gli hashtag e il link al tuo curriculum o profilo LinkedIn. Interagisci con gli altri tramite tweet e retweet, domande appropriate, commenti interessanti, menzioni mirate. I contenuti che crei e i link che twitti non solo devono catturare l'attenzione, ma anche essere attinenti alla tua professione. Utilizza i servizi gratuiti per accorciare i link risparmiando caratteri. I messaggi privati, invece, puoi inviarli solo a chi già ti segue. Monitora le notifiche per sapere chi ti segue e se qualcuno ti ha menzionato. Crea delle liste per raccogliere i profili che parlano di lavoro. Attiva le notifiche per smartphone che ti avvisano quando gli account che ti interessano inviano un tweet. Adesso che sai come utilizzare le risorse di Twitter, puoi interagire con persone che potrebbero essere interessate ad assumerti. Puoi trovare le offerte di lavoro, costruire reti di contatti, ritagliarti uno spazio sempre maggiore e costruire le basi per